Solitamente preferisco prendere mutande pulite, ma di cosa si sta parlando? Benvenuti su questo nuovo video. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Sapete che cos'è il Loricon? Oggi vorrei parlare di questo argomento, specie in riferimento alla società giapponese, ma non solo, e vorrei sentire le vostre opinioni. In ogni caso, piccolo aggiornamento prima di iniziare con questo video, sto cercando di ripubblicare video adesso tutte le settimane su argomenti di attualità, casi, qualche magari piccola curiosità sulla cultura giapponese, quindi se vi fanno piacere questi video e volete che ne porto di più, mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video e spero che questi video vi possano intrattenere. Tornando al discorso del loricon, è un termine che descrive l'attrazione per delle ragazze minorenni appena entrate nell'età della pubertà. Questo termine però viene anche comunemente usato in riferimento a un genere di manga e anime dove sono presenti personaggi femminili dall'aspetto fanciullesco, molto infantile, dalla parente età di 8-11 anni. Sono spesso raffigurate in maniera piuttosto erotica, in uno stile grafico che ricorda molto quello dei fumetti per ragazze, ovvero gli shoujo che magari molti di voi conoscono. La parola deriva dal romanzo di Vladimir Nabokov, Lolita, nel quale un uomo di mezza età divenne letteralmente ossessionato, anche sessualmente, da una dodicenne. Il termine invece riferito all'attrazione per i maschi è lo shotacon, che è praticamente il termine giapponese che invece indica l'attrazione quasi sempre in senso sessuale oltre che affettivo nei confronti dei ragazzini. In ogni caso, se volete magari che parliamo di più della parte del shota, magari faremo un video a parte perché questo mi voglio concentrare più sul lolicon. Sono stati fatti diversi studi sui fan dei lolicon e sono giunti alla conclusione che i loro membri sono attratti dall'estetica della bellezza giovanile, quindi del kawaii, diciamo, piuttosto che dall'età effettiva dei personaggi. E che praticamente questa ossessione, questa passione per il lolicon non è altro che una specie di tentativo per disconnettersi dalla società. Quindi dovrebbe essere una passione più che altro estetica artistica che non va realmente poi a influenzare il comportamento e il modo di vita veri, tra virgolette. Quindi non necessariamente chi è un fan di questo lolicon è per forza di cose un pedofilo, per dirla in parole spicce. Allora, ci sono tre categorie comunque principali: pedofilia, l'ebefilia e la efebofilia. Rispettivamente, vabbè, qua vi metto un po' la descrizione, praticamente i primi hanno una preferenza per bambini o bambine in età prepuberale, i secondi appena entrati nella pubertà, mentre i terzi per quelli tardo-adolescenziali. Ciascuna persona che rientra in queste categorie si eccita, diciamo, sessualmente con le immagini visive di giovani all'interno di queste strette fasce di età. Il genere lolicon contiene immagini e narrazioni che coinvolgono l'interazione romantica e tipicamente di solito c'è un uomo più vecchio che si prende una cotta per una ragazzina molto più giovane. Il termine lolicon complex in giapponese si riferisce all'attrazione in sé, ma con l'abbreviazione lolicon ci si può anche riferire all'individuo che prova una tale attrazione. In Giappone il tema è frequente in articoli e critiche rivolte al Giappone. In Australia, per dire, questa tipologia di fumetti sono stati censurati. Magari questo è un modo per evitare che magari succedano. Potete immaginare che cosa potrebbe succedere, ecco. In ogni caso, molte librerie ed edicole propongono liberamente materiale illustrato di tipo lolicon, anche se in alcuni casi vi sono state le azioni della polizia contro i manga lolicon. In ogni caso saprete ben che lo stile kawaii è molto popolare all'interno della cultura nipponica, dove si trova praticamente presenti in tutte le salse in Giappone. Inoltre non bisogna dimenticare le uniforme delle studentesse giapponesi, che sono spesso, diciamo, un simbolo erotico in Giappone, ma non solo in Giappone, in realtà sembrerebbe. Ci sono praticamente dei negozi specializzati, tra l'altro, nella vendita di divise e tute da ginnastica femminili usate, che soddisfano appunto questi complessi di Lolita di alcuni uomini. Allora, io ragazzi, io questi non li ho mai visti, però ho sentito dire che in Akihabara effettivamente si vedono e cercando su internet si possono realmente comprare. Poi non so se questi vestiti sono stati realmente indossati da una bella ragazza, una gnocca di bambù, o magari da qualcuno che voleva guadagnare dei soldi facili. In ogni caso, la vendita c'è e chi volesse comprare queste mutande usate, date un po' qui un'occhiata ai costi. In ogni caso, tornando al discorso, oltre a questi shop dove rivendono queste
mutande usate, ci sono anche degli shop dove gli uomini di mezza età possono intrattenere conversazioni erotiche con delle ragazzine. Si chiamano i telecura, sono dei locali forniti di un centralino dove i centralini attendono delle chiamate delle studentesse per la pratica del Enjo Kosai. Io spero che ci siano dei limiti e che in realtà non si tratti realmente di adolescenti, anche perché non credo che sarebbe legale farle lavorare in queste circostanze, però non saprei. In ogni caso, adesso vorrei un attimino vedere quali sono le caratteristiche di questo genere. Sono quasi sempre delle storie brevi e non sono delle serie, di solito sono una storia a volume unico. Di solito, tra l'altro, sono anche pubblicate come doujinshi o in riviste specializzate sul genere, come ad esempio Lemon People, Manga Buriko. Buriko praticamente sono le ragazze che fanno finta di essere carine. Oppure c'è anche Comic Law, che è l'abbreviazione di Lolita Only. LO vuol dire Lolita Only, mentre OL vorrebbe dire Office Lady. La trama di solito, comunque, in ogni caso, in questi libri si concentra comunemente la storia, è data da un rapporto tabù, magari tra un insegnante e la sua studentessa, tra il fratello con la sorella. Alcuni però vanno addirittura oltre e praticamente ci sono delle sperimentazioni del filone, diciamo propriamente sessuale, coinvolgendo però dei bambini, ovviamente sempre disegnati, però insomma. Altro carattere comune per il genere è il pancira, che qualcuno, non so se qualcuno l'ha sentito, io l'avevo anche nominato in un video, il pancira, in cui praticamente le studentesse mostrano accidentalmente la propria biancheria intima. Questo è un esempio di pancira. Il critico e saggista Akagi ti identifica all'interno del lolicon che ci sono altri sottogeneri, quelli basati più sul sadomaso, sul tentacle rape, con dei robot che assumono il ruolo del pene, che però sono a forma di tentacoli, e un filone di parodie e manga ufficiali alla pura pornografia. In ogni caso, ragazzi, ho voluto fare questo discorso perché volevo un pochino contestualizzare quello che è stato comunque il killer di cui ho parlato nel mio ultimo video, che era l'otaku killer, per quello comunque che ha fatto questo uomo e di cui, se non avete visto il video, potete andare qua a vedervelo. Grazie mille, noi ci vediamo alla prossima.